Noi andiamo al cinema, divertiti alla tua festa stasera. La genitori SRL ha portato dei gadget. Niente illumina una festa come un paralume sulla testa, lo sapevi? Senza offesa, papà, ma io ho 17 anni, non ho organizzato quel genere di festa. 50 modi di organizzare una festa sofisticata. Oh, ho capito! Allora è più una festa da vomito finto, eh? Andiamo, caro, rischiamo di perdere l'inizio. Me ne pentirei se non te lo chiedessi nemmeno. Berretto a elica? Me ne vado. Ok, punto numero uno. Un tocco in più con le decorazioni. Sottobicchieri coordinati, fatto. Candele, fatto. Coriandoli... Bobby tesoro, li stai ammucchiando. Dovresti spargerli casualmente, così. Sì! Abbiamo portato i palloni! Io ho costruito una fontana di cioccolato. Inizialmente era una macchina di fusione nucleare, ma poi ci ho fatto cadere una barretta dentro. E io ho lavorato ai miei scherzetti per tutta la settimana. Ragazzi, mi dispiace, non farete niente di tutto questo, perché la mia sarà una festa molto sofisticata. Noia. Beh, sono felice che la pensi così, perché non sei invitata, è solo per i più grandi. Sì, mi dispiace, ragazzi, è soltanto per noi. Lincoln, rimettiti i pantaloni, neanche tu sei invitato. Solo Lenny e lui. Cosa? Andiamo! Oh, e io? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Va bene, ma devi darti un contegno. Mi metterò d'impegno. Capito? Cerca di non farmene pentire. Non ho passato tutta la settimana a migliorare i miei scherzi per poi essere messo alla porta. Lori non vuole Lincoln Loud alla sua festa, ma di certo non dirà niente su Lincolnovich Loudinsky, io essere nuovo studente straniero in scambio. Non vedo il tuo nome nella lista. Beh, questa essere lista di spesa. Oh, ma allora Fetta Formaggio non viene, ero così emozionata di conoscerla. La festa è molto bella, piccola. Grazie, Bubu tesoro. Ora, punto numero 8, rendi la tua festa un bel granché con delle chiacchierate frizzanti. No! Allora, qualcuno ha fatto viaggi recentemente? Ho sentito che le Galapagos sono bellissime in questo periodo. Io e Todd siamo andati alla cava a lanciare sassi alle papere. Ehi, ragazzi! Avete visto la postazione degli origami? Luna, che cosa stai facendo? Cerco di movimentare un po' gli eventi, sorella. Beh, stai facendo troppo rumore. Il punto 4 dice che è la musica classica che facilita la conversazione. Qual è il punto 5? Mettere tutti a dormire. Io ti ho avvertito. Super foto! La posto immediatamente. Tu non la posti affatto. Non è una foto sofisticata. Posta questa. Grandioso! Sembri così surriscaldata. Sofisticata, Lenny! Punto numero 7. L'ottimo cibo aumenta il sorriso. Qualcuno vuole della polenta ai funghi su mini toast? Avevo un amico che era un toast. Era un tipo davvero tosto. Luan, ti avevo detto di darti un contegno. Che c'è? Cerco solo di far ridere gli ospiti. Non si fanno quelle battute a una festa sofisticata. Già, l'importante è mangiare la polenta. Buona! Io vi ho avvertito. Ragazzi, volete fare il gioco dei mimi con me? Comincerò io. Ecco. Hai pescato il numero 2. Ma ciò spiace. Ragazzi, ragazzi, ho appena messo a tavola la mousse di salmone. Luna, che ti avevo detto? Ma sorella, non lo capisci che si divertivano di più con il mio sound? Beh, devi prendere il tuo sound e andartene prima di rovinare la mia festa. Come vuoi, sorella. È un vero peccato, aveva un sound molto pulito. Suppongo che bisognerà stare attenti con la sua pulizia. Sì, o ti stenderà come un cencio bagnato. Ok, ripieghiamo.